Oltre mille studenti provenienti dagli istituti scolastici superiori di tutto l'Abruzzo e non solo hanno preso parte all'Open Day dell'Università degli Studi di Teramo. Ciascun dipartimento dell'Ateneo, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Medicina Veterinaria, Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali hanno svolto seminari, lezioni demo e attività di laboratorio per permettere ai partecipanti di conoscere l'offerta formativa e gli sbocchi professionali dei 25. 5 corsi di laurea dell'Ateneo Teramano. L'Open Day l'anno scorso aveva raccolto più di 700 studenti, quest'anno siamo arrivati anche a 1000, non solo da tutta la regione ma anche da fuori regioni, dalle regioni limitrofe, è un momento per far conoscere la nostra offerta formativa che cresce di anno in anno, quindi eh, siamo ben contenti che ci sia tutto questo interesse da parte non solo degli studenti ma vediamo anche alcuni genitori che vengono a conoscere i nostri servizi, il che non può che renderci assolutamente orgogliosi di questa giornata. L'occasione per gli studenti è stata anche quella di visitare le strutture dell'Università di Teramo e conoscere i servizi offerti rivolgendosi ai desk informativi. Una giornata importante in cui presentiamo l'offerta formativa del prossimo anno dei cinque dipartimenti, una giornata importante arricchita anche dall'apertura dei laboratori trasversali eh, presenti nei vari dipartimenti, è un'occasione per farci conoscere ed è un'occasione importante perché nella scelta consapevole e ragionata del corso di studi è fondamentale che gli studenti conoscano la struttura, le persone, i progetti a cui affideranno i tre anni di formazione formazione della loro vita. Il rettore Dino Mastrocola ha ribadito alla giovane platea l'importanza degli studi universitari per la formazione completa delle giovani generazioni sia sotto il profilo delle competenze che della crescita umana necessaria per affrontare con determinazione e successo scenari sempre più complessi. Un messaggio che vorrei mandare a tutti questi ragazzi e queste ragazze è che eh, scegliere eh, l'università nel proprio territorio, quindi studiare nel proprio territorio, significa spesso rimanere a lavorare nel proprio territorio, quindi fare qualcosa in più per, per la propria terra, per il proprio territorio. E soprattutto le eccellenze non sono soltanto nelle grandi eh, università Milano, Bologna, Roma, ma le eccellenze sono anche ad Unite.